Salmoni e bentornati sul mio canale. Oggi sono qui per parlarvi di una cosa che molto probabilmente avete letto dal titolo, ma non è un clickbait, ragazzi. Non è un clickbait, ragazzi, perché dovete capire che nel corso della mia carriera, a livello di cuoco, aiuto cuoco, eccetera, sono stato criticato parecchie, ma parecchie volte. Tu non sai fare questo, e questo non si fa così, tu vuoi fare di testa tua, e qua e là. Pregiudizi anche dalle persone che non sapevano nulla della ristorazione. Ma tu sei cambiato tanti posti, un motivo c'è. Pidi bibata va. Allora, primo, sono cambiato tanti posti e solamente perché non trovi un posto fisso. Primo, d'accordo? O trovi una robetta stagionale? O trovi una robetta coi furbetti del cazzo che ti sfruttano per una settimana e ti danno 30 euro, sì e no? O trovi gente come il mio ultimo lavoro fatto che ti danno 3,50 euro l'ora per 20 ore al giorno. Cioè, tu sei consapevole che dovresti prendere almeno tra i 9,50 euro minimo, ok? Anche intorno ai 15 euro dovrebbe essere, cioè nel senso non vi sto facendo i calcoli precisi, però per farvi capire la differenza, anche metti 9,50 euro all'ora, ne prendevo 3,50 euro all'ora. Cioè, capite la differenza tra 3,50 e 9,50? Cioè, 6 euro fanno la differenza. Ebbene, nonostante tutte le critiche, nonostante il fatto, tu non sai fare un cazzo. Ok, ci arriviamo, un attimo. Tu vuoi fare di testa tua? No, semplicemente se ti dico che una è una cella frigorifera e l'altro è un congelatore è perché me ne intendo, non che voglio fare di testa mia. Infatti, in un ristorante dove ho lavorato, cosa è successo? È successo che il proprietario, che conoscevo molto bene, mi ha detto: metti tutta la roba che ho ordinato in questo frigorifero. Gli ho fatto: guarda, che non è un frigorifero, è un congelatore. No, tu vuoi fare testa tua perché bibidi per essere giovane? Ho fatto il cameriere per 30 anni. Allora, scusa, sei meglio te. Perché? Perché il giorno dopo mi si è inculato, ma forte, al lavoro. Perché? Per il fatto che sono andate e buttate 600 euro di roba. Oh, ma io te l'ho detto che, cioè, io te l'avevo pure detto che non era un frigorifero ma un congelatore. Niente, raga. Cioè, tanto la colpa era sempre la mia. Siccome la colpa in qualsiasi cosa era sempre la mia, no? Hai cambiato tanti posti, hai fatto questo, questo. Devi fare esperienza. Devi fare la cavetta. Devi ricominciare da capo, dal ristorante al ristorante, se vuoi imparare qualcosa. Io non è che sono stupido. Non è che andavo. Passavo da un ristorante di pesce a quello di carne e in quello di pesce ho fatto lavapiatti, addetta alle fritture, aiuto cuoco, andavo su quell'altro, ripartivo con aiuto cuoco. No, no, perché era tutt'altra alimentazione, cioè, tutt'altro tipo di ristorante. Raga, io ho pensato, no? Perché io non sono stupido, come sembro. Perché molti mi vedono e dicono: tu sei stupido. Così, solo a guardarmi. Allora, se vuoi fare una cosa fatta bene, ricomincia da capo. E non è una rottura di coglioni. Ti spiego. Anzi, vi spiego. In un ristorante di pesce, tu impari a fare. Tu parti, presumibilmente, dal lavapiatti. Il lavapiatti cosa fa? Non lava solo i piatti alla fine. Molti questo non lo sanno. Ma il lavapiatti non lava solamente i piatti. Il lavapiatti che cosa fa? Il lavapiatti pulisce, viene imparato per pulire il pesce. Il lavapiatti comincia pian piano ad essere imparato, quindi viene insegnato il mestiere d'aiuto cuoco. Una volta che uno è aiuto cuoco, cioè che ha anche capito come funziona l'aiuto cuoco, invece di fare l'aiuto cuoco che è presto, lo spostano su un determinato posto. Magari è addetta alla frittura, magari è
ha detto aiutare nei primi piatti, quindi magari il cuoco cucina, tu devi solamente prendere dalla padella e impiattare. Cioè, non è una stronzata, raga. Cioè, sono cose che devi imparare, cioè, sono cose che devi fare piano, piano, devi fare base per base, mattone per mattone, come si dice, no? Praticamente, arrivato poi ad aiuto cuoco proprio definito, che cosa fai? Magari fin dalla stagione, fin del lavoro lì, dici, cazzo, adesso vorrei proprio andare a lavorare in qualche altra parte. Vedi un annuncio, che ne so, magari c'ho le conoscenze, che cacchio ne so. Ma adesso un ristorante di carne. Il ristorante di carne non riparti da aiuto cuoco, raga. Cioè, tu non riparti da aiuto cuoco, tu riparti dal lavapiatti. Ti rifai tutta la parte. Perché? Perché questo vi serve a farvi fare esperienza. Io sono uno che farebbe centinaia di migliaia di esperienze. Io grazie a questa cosa so fare la carne alla brace. Riconosco la tipologia di carne, cioè, raga, l'angus. Tanti vanno sui ristoranti e dice, ma che è sta roba? È l'angus. E che cazzo vuol dire? Cioè, l'angus, raga. Il cove. Per farvi entrare in testa, Kobe, che è una carne pregiatissima. Volete sapere cos'è il Kobe? Siccome io ve la spiego molto povera, ma conosco qualcuno che ve lo sa spiegare meglio. Ok, Google. Costo della carne di Kobe. In base a dissapore, il manzo di Kobe, la città giapponese famosa per la più pregiata carne di razza Wagyu, è a detta di molti intenditori la migliore del mondo, con quotazioni che vanno dai 100 ai 1000 euro al chilo a seconda del livello di marmorizzazione della carne. Io quando mi dicono non capisci un cazzo. Raga, cioè io ho cotto pure il Kobe, non riesco a conoscere, cioè riconosco le carni. Stiamo parlando di questa cosa qui. Se magari mette a fuoco, vabbè, l'avete vista più o meno. E cioè facendo la cavetta piano piano, passo dopo passo, sono arrivato a questo. Che sono l'unico in Italia. Cioè io ho fatto sempre così, no? Cioè io sono specializzato in carne alla brace, però mi piaceva anche fare i primi di pesce. Cioè io sono specializzato un po' in tutto, poco a poco, ma in tutto. E quindi adesso arriviamo alla parte del mio orgoglio e del mio gestaccio, scusatemelo, a tutti quelli che sono o invidiosi o sono stronzi o non hanno niente da fare e quindi giudicano. Guardate questo. Ok Google, cercami su YouTube gnocchi con processo osmosi. Ecco un risultato da YouTube. Guardate un po' di chi è il video. Di chi è il video? Pensate, ma è una cosa preimpostata, no? È una cosa, è facile farlo, perché è una cosa preimpostata, visto che è il tuo account, eccetera. Gente ignorante, no? Va bene. Allora andiamo su YouTube proprio. Pampers. Andiamo su YouTube e facciamo così. Gnocchi con processo osmosi. L'unico risultato che vedete di gnocchi è il mio, il resto è il processo osmosi, altri piatti. Se non mi credete, fate la prova a casa, raga. Se non mi credete, fate la prova a casa. Vi esce sempre, comunque, anzi, è uscita anche una mia rubrica qui. Piatti da chef. Che se ci andiamo a schiacciare sopra. Sono tre piatti miei. Cioè, raga, di che cazzo stiamo parlando? Scusate le parolacce, ma a me mi vengono. Mi viene il nervosismo, mi viene da fare questo. A tutti quelli che sono invidiosi mi dicono che non sono capace nella ristorazione. Non è che non sono capace, è che la ristorazione non va. E io mi sono un attimo tirato indietro per mettermi a fare quello che va, cioè quello che effettivamente va, perché io ci penso al mio futuro. Io ci penso ai soldi spesi per le divise, che superano di gran lunga i soldi per le divise, eccetera, per quello che ho speso per lo studio, eccetera. Raga, cioè, ma vi rendete conto che per andare a lavorare minimo minimo una divisa a settimana devo comprare? Perché
si sporcava quello al lavavi, cioè devi essere sempre pulito, cioè la ristorazione è una cosa seria da un punto di vista dell'igiene, dal punto di vista dell'igiene tu non puoi neanche andare al turno dopo con la stessa divisa, almeno secondo me, perché puzzi di fritto, per dire, e vai a fare un'altra cosa. Cioè, capitemi. Non è che sono uno che dice le cose a cazzo, eh. C'ho 22 anni, però c'ho esperienza, ragazzi. Non è che... 22 anni, 6 giorni, c'è ancora tanto di bra. Vero. È vero che c'è ancora tanto di bra. Ma quello che ho imparato fino adesso che cos'è? Niente. Una briciola in confronto a quello che sapete voi, che sapete solo parlare. Questo era, no, non era tanto un video sfogo, questo era un video vantaggio. Io mi voglio vantare del fatto di essere l'unico in Italia ad aver fatto un piatto di uno chef 2 stelle Michelin. E porco Giuda, ragà! Cioè, ho fatto un piatto di uno chef 2 stelle Michelin, ma di che stiamo parlando? E quante visualizzazioni ha fatto? Vediamo un po' quante visualizzazioni ha fatto. Quando l'avrà fatte? Eh? Quando l'avrà fatte? Secondo voi? 50? 100? 515 visualizzazioni e sono l'unico in Italia ad aver fatto un piatto di uno chef 2 stelle Michelin con una procedura complicatissima perché è una roba complicata, non è i gnocchi fatti con le, cioè non sono i gnocchi fatti semplicemente con la farina, con le patate, tutti questi cazzi qua. È un piatto difficile, complesso. Ok, ci vuole tempo a farlo, però io me ne sono sbattuto il ca, una volta l'ho fatto e poi l'ho rifatto per il canale. Cioè, e mi ritengo orgoglioso perché sono il primo in Italia ad aver fatto una cosa del genere. Complicata, perché Igles Corelli non è che si è inventato il piatto così, a cazzo, cioè non è che ha fatto, ok, allora, non posso fare gnocchi. Ma sì, dai, facciamo così, vediamo cosa viene fuori. No, è tutta una cosa studiata perché il cuoco, da un punto di vista anche chimico, ok? Deve sapere anche quel minimo di scienza per poter fare i piatti. Ragazzi, cioè, vi sembra una cosa stupida, no? Però è tutta una roba studiata. Cioè, voi non pensate che fare il cuoco, eh sì, vado là a spadello un paio di volte e finita. No, ci sta da farsi più di 20 ore, quasi più di 20 ore al giorno, dipende se fai il. L'aiuto cuoco, cuoco chef, quello che fai. L'aiuto cuoco è quello che lavora di più perché deve pure pulire. Dipende da dove lavori, dipende da quanti giorni sta aperto, dipende se è stagionale o non è stagionale, dipende da tutto questo. Però io sono orgoglioso perché i gnocchi con processo osmosi sono fatti in una determinata maniera, sono difficili da fare, ma io li ho fatti, sono venuti buoni. Non me ne frega un cazzo se non sono venuti bene esteticamente perché ho ricevuto una critichina su. Sull'estetica, ma sti gran cazzi. Cioè, raga, di che stiamo parlando? Ma tappatevi la bocca, porco Giuda, perché non sapete più di cosa parlare. Cioè, io adesso mi riferisco ai miei hater, no? Perché voi dite, ma c'hai 430 iscritti, che hater vuoi avere? Ce li ho. Sono magari conoscenze del paese dove abitavo prima, magari sono stronzi pronti se lo giudicare. Quindi io, sapete che vi dico, state zitti, perché io ho fatto il piatto 2 stelle Michelin, sono l'unico in Italia ad aver fatto un piatto del genere così complicato. Quindi attaccatela a sto. Detto ciò, ringrazio chi ha sentito il mio sfogo, il mio vantarsi, perché mi sento veramente orgoglioso di questa cosa. Vi prego di lasciare un like, un commento, iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti e al prossimo video, ragazzi.